pulite. Certo. Ma c'è un'opera tra tutte quelle che ha realizzato a cui è particolarmente legato? Beh, è l'impegno civile che a me mi è sempre interessato e quindi sotto questo aspetto il monumento di Auschwitz, sia pure un argomento così triste e drammatico, però è certo un grande impegno e io sono veramente fiero di aver... Ci sono voluti anni, no, per realizzare... Sono degli anni, il progetto è stato ridiscusso, rivissuto... Ecco, lo stiamo vedendo, le immagini, no? È molto complessa, no? La sì. Cosa, sì, adesso si vede i suoi binari. Il primo progetto era forse più interessante di quello che noi, che poi io ho realizzato. Certo. Ero con mio fratello Andrea e con il primo progetto e con l'architetto La Fuente, che è un architetto spagnolo. Era un concorso internazionale aperto al mondo. Sì. E io per scommessa, diciamo, insieme alla Fuente e Andrea abbiamo fatto questo primo tentativo che ha avuto fortuna, perché siamo risultati in una rosa di, mi pare, sei gruppi di scultori internazionali, sì, voglio certo. Dire. Ecco, sono immagini. Passati moltissimi anni. E poi, dopo... e poi non hanno voluto, i miei compagni di cordata, diciamo, sì, sì. Hanno mollato, non volevano più realizzarla, partecipare, perché passava sì. Il tempo, c'erano sì. Contraddizioni, eccetera. Io invece ho tenuto duro e ho preparato un progetto nuovo. Ed è stato approvato, che è questo che si può vedere lì, che stiamo vedendo. È enorme, è molto grande? È lungo 57 metri di 57 lato, sì. Metri. Ovviamente c'è stato fatto da questi scalpellini polacchi. Mi ricordo che non sorridevano mai, oppure quando facevano un sorriso sembrava che mostrassero i denti come i cani cazzini. Sì, 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 sì. E noi però degli stupendi operai, magnifici, fatta a mano tutto. Tutto a mano. Ah sì, garantito, le macchine non c'erano sul campo. Sì, no, devo dire che è stata... questa è una fontana.